ripristiniamo una intensificazione di controlli rispetto agli arrivi dai paesi che hanno il più alto tasso di incidenza in questo momento della variante Delta, e purtroppo ancora una volta la Sardegna deve provvedere da sé, perché questi controlli avrebbero dovuto essere svolti alla fonte, cioè prima che le persone si imbarchino sia sulle navi e sugli aerei. Avevamo chiesto allo Stato e all'Europa semplicemente di chiedere un controllo assieme al biglietto del Green Pass, delle condizioni di negatività. Siamo purtroppo nuovamente ad una vicenda nella quale dobbiamo intervenire direttamente, però diciamo anche che attualmente la situazione è assolutamente sotto controllo, fortunatamente le ospedalizzazioni sono basse e questo ci consente di governare il tempo in maniera migliore. La comunità scientifica ci sta dando un risultato in questo senso: le positività non sono direttamente proporzionali alle ospedalizzazioni. Questo significa che il dato rilevante non può più essere solo quello del rilevamento di un positivo, ma bisogna capire quali sia poi il decorso, la sintomatologia di questa positività. Il settore turistico è un settore trainante sul quale la regione ha scommesso molto, la stagione sta dando numeri confortanti, stiamo tutti lavorando e siamo impegnati perché ci sia un governo ottimale dell'epidemia e cerchiamo di garantire quindi un'attività anche per il turismo e per l'economia in generale. E sul Green Pass noi abbiamo detto in tempi non sospetti che il tema vero è il controllo della circolazione virale che va sulle gambe degli uomini. Quindi il tema, se la Sardegna raggiunge, come aveva raggiunto, una neutralità di fondo rispetto ai contagi, e che si eviti che possano arrivare delle persone che portino un nuovo contagio, e quindi il Green Pass va utilizzato prima di imbarcarsi sulla nave e sull'aereo. O in partenza. I controlli alle partenze. Quindi niente Green Pass per entrare, cioè, nei locali, ristoranti. Il segreto vero è che se chi è positivo non può imbarcarsi su una nave o su un aereo, in Sardegna non c'è bisogno di utilizzare questo strumento per ristoranti, hotel ed altri locali.